Amici di Planet Inside, anzitutto cominciamo questo Mercoledì Dreams che è diventato un appuntamento fisso e ne sono particolarmente contento su questo canale con una notizia. Potete, lo abbiamo scoperto adesso, in realtà più o meno lo sapevamo, però adesso ce l'avete fatto presente, condividere i livelli che ritenete interessanti oppure che avete creato per noi o che volete semplicemente che noi giochiamo direttamente dal gioco stesso. Esatto, quindi se avete Dreams potete condividerlo con noi. Noi siamo Raiden 97, sì. Quindi come ha fatto questo ragazzo Phil05 che ha condiviso con noi due livelli che adesso andiamo subito a vedere. Prima però ci ha chiesto: ma sei Raiden dei Player Inside? Sì, sì. Partiamo subito quindi con Player Inside, cioè il gioco dedicato a noi, sì. Questo non è tanto un gioco, ringraziamo appunto sempre Phil05. È allora, semplicemente così una visuale. Sì, in realtà è un livello preso da altri, cioè nel senso lui l'ha ripreso e lo ha ridefinito con i nostri personaggi. Esatto, in pratica sì. Siamo noi due debosciati e depressi, tu che guardi il cellulare che sei un po' di colore, io con la cosa... perché mi hai fatto col codino? Non ce l'ho ormai da 3 anni. Hai visto che ci sono i pupazzi nostri che sono esattamente quelli della stessa scena? Sì, ma come mai? Lì, è esattamente la vita che facciamo fuori da YouTube. Esatto, in realtà vedete un remix di quest'altro gioco che era così, lui lo ha modificato. La cosa bella di Dreams è questa. A te non l'ha modificato più di tanto. No, a me non. Comunque me... grazie mille, pollice in su. Grazie mille, grazie. Perché tutto quello che hai fatto per noi ci inorgoglisce e ci riempie di gioia. Visto che siamo nel mood di Pokémon, perché ora insomma c'è pure il direct su Pokémon, Pokémon Fire Red Beginning. Questo sì. Ragazzi mi ha incuriosito tantissimo. Di Spezi 93. Ok, questo è il Dottor Oak. Tra l'altro ho fatto bene. Oh. Ciao, felice di conoscerti. Sei un maschio o sei una femmina? Benvenuta nel mondo dei Pokémon. Questo è proprio l'inizio di Pokémon Rosso, non sei lo il professore so, dei Pokémon. Ok, questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon e questa la sappiamo, caro sì, signor sì, sì, Coso. Sì, sì, sì. Studi Pokémon, ok. Coso. Dimmi, parlami di te. Ok. Oh! Allora, sei un ragazzo o una ragazza? Ma dai, ma che figata che hai fatto? Fai... No, ragazzo, fai dai, facciamo fai ragazzo. Tu, fai tu. Ok, come ti chiami? Lucas. Brendan. Questo è il mio nipote ed è il tuo rivale, da quando eravate ragazzi. Sì, è vero, lo odio. Ok, qual è il suo nome? Lo dico io, Butthead. Si chiama Butthead. Questa è la casa. Che carino, ragazzi. Caspita. Ma la grafica è pure bella. Sì, è vero. Stanno vagliando l'ipotesi di mettere in vendita le creazioni da parte dei creator, però a quel punto dovranno essere tutte originali. Cioè di monetizzarle. Di monetizzarle, perché a quel punto appena ci sarà una citazione, diciamo, a Nintendo, a Sony o quant'altro, tac, il copyright infliggerà il suo danno. Esatto, qui non c'è più. La mamma dov'è? La mamma non c'è, lui cammina molto lentamente. Allora, cammina... Ah, è finito qui. Noi mettiamo un like per incoraggiare a continuare. Ma ce ne sono altri. Per esempio Pokémon World, work in process. Progress. Ho detto progress? No, no, nel senso che dovrebbe scrivere progress, l'hai scritto praxis. Infatti non ho capito. Okay. Lui, ecco. Questo è un po' peggio, però... Beh, no, dai, ha fatto bene, però lui cammina sempre con questa camminata un po' cacata. Sì. No? Vediamo un se può entrare a casa. La camminata cacata, ragazzi. Sì, entra a casa, però la mamma sempre non c'è la mamma. Ok, perché? sali. Entriamo, saliamo. Ah, però c'è una PlayStation 4, signore. Attenzione, già qui Nintendo può incazzarsi. Quindi Pokémon su PS4, è sì, ufficiale. Sì, sì. Le case sono un po' cioè strette, no? Andando alle Route 1, però non succede niente. Non ci sono... Ah, se ci aveva messo pure i Pokémon era bravissimo. È ancora in fase di lavorazione. Work in process. Ok, vi ricordiamo sempre che Midna li ha già provicchiati per poi mostrarli a me, perché comunque dobbiamo valutare sì, quali mandare online, no? E quindi vediamo questo Pokémon GS che Midna mi consiglia di giocare io. Mi ha detto è divertente. Sì, è divertente involontariamente. Involontariamente. Esatto. Attenzione che c'è tutta la intro. Leva sto guarda, guarda che qualcosa copro la luce. E non rovinare l'atmosfera, secondo okay, me, o no? Press X to start. Vabbè, questa schermata l'avrei evitata. Fatta un po' più. Oh! Ecco! Mi piace che questa cosa è bellissima. Ragazzi, tra l'altro. Ok. Camminerò con la testa così. Come fanno gli adolescenti oggi? No, puoi andare a dormire. Vediamo come ci va. Ha dormito, va bene ragazzi. Oh, okay, vabbè. Perché mi hai detto che secondo te fa ridere? Non lo so, fa ridere come si muove lui. Lo so che a te piace muoverli in faccia, tipo... in faccia. Oh, ah, ha già la Pokéball in mano. Cosa? Ah, lancia Pokéball a cazzo proprio. Esatto. Così dappertutto. E poi sua madre, dai, che mi lanci sempre le Pokéball. E lui, ah, mamma cretina. Andiamo. Scendiamo. Giustamente andiamo nel pozzo che c'è in ogni stanza. Ma sono le scale. Scale così. Onestamente non si vede. Però vabbè, può essere un sottotetto. No, però la mamma c'è. Attenzione alla mamma con tanto di minne cuorate. Allora, perché sei ancora alzato? Mamma, becca di questa, mamma. Dice, vai a letto. Ma è il biminchia, mamma. Esatto. È il biminchia, no.
Perché se vai a... A letto. Ragazzo. New, now youngster. Ok. Giovinastro. Giovinastro. Ragazzotto. No mamma, preferisco... Giovinotto. Mamma, hai visto che c'era la mia anima prima che si è tolta? Sì. Ok, esci dalla casa, vai dal dottor Hock. No mamma, vado in giro da un vecchio anziano che mi propone dei mostriciattoli inesistenti. Attenzione, perché c'è il ciclo giorno-notte, quando l'ho giocato era giorno. Siccome hai dormito... Vai dal dottor Hock, che è da questa parte. Ecco, quella è la casa sua. Però. E qua c'è l'altro, il palestrato, dottor Hock. Vediamo. Beh, non è. Ciao, no. Dottor Hock, guarda. Oh, l'ho preso? Oh, l'ho. Oh! Allora, è tardi, devi arrivare andarci di giorno. Dai, io voglio questo. Perché c'è sta scena? A me non l'ha mai fatta. Siamo tornati in casa per far cambiare il giorno con la notte, no? Cioè, la notte col giorno. Però è partita questa sequenza. È una cazzin vera e propria. Titanic d'improvviso. Ok. A parte che è partita la Vandonia. Così di brutto. Sì, ragazzi, oh mio Dio. Quindi, ragazzi, mi raccomando, attenzione. Ma perché cammina così? Perché lui ha fatto l'animazione manualmente. Sì, basta, fermati, nave. Entra nella nave. Vabbè, entriamo nella nave. Così. La mamma aveva detto di andare a letto e noi siamo andati da un vecchio, abbiamo preso a colpi di palla in faccia, ok, e poi su una nave. Cherry Grove City. Siamo arrivati a Cherry Grove City. Ok. E perché... Non aveva senso. Noi di notte siamo saliti su una barca. Su una nave, non abbiamo i Pokémon. Il bambino da solo è andato in questa... Questi fiori, no? È gigante. Un po' gigante. Facciamoci venire alle cie. Ciò! Si può entrare? Non si può entrare nel Pokémon Center. Ma come? Pokémon Center. Attenzione, sì. C'è un marrano. Parla con quello. Ciao marrano. È una signora. La porta è gigante. È perché c'erano i giganti che l'hanno costruita tanti anni fa. Circa 24 anni fa. E l'Australia non esiste. No, l'Australia non è, ovviamente no. Infatti se tu vai in Australia, ma non... Questa sta correndo. Questa se la sta facendo addosso, quindi vuole andare a casa. Ok, vediamo. Qui ci dovrebbero essere dei Pokémon. Guarda, vedi a sinistra c'è un Pokémon. Ma allora ce li ha messi. Però vediamo, colpiscili con la Pokéball. Vediamo. Io metto più in qua a distanza. Sì, però gira. Sì, mirare è difficilissimo. Girati, vediamo. Vai. No, mannaggia, no, mi sa che non funziona così. L'impegno è da premiare, quindi io direi di mettergli un pollice in su. Assolutamente sì, mettiamoglielo. Però giustamente da completare e da rifinire. Ma va bene così. Direi di provare proprio quello che ci ha consigliato il buon Phil05, ovvero The Abbey Horror Adventure. Quindi proviamo un'avventura horror. Vediamo. Attenzione. Questo gioco contiene sangue, simboli religiosi, riferimenti alla morte, Dio. Suicidi. Okay. C'è il linguaggio italiano. Coming soon, subito. Va bene, facciamo in English. Attenzione, ci troviamo in un coso. Non posso... In un contesto molto outlastiano. Esatto, qui ti dice i controlli. Sì. Oh mio Dio. Però ragazzi, l'atmosfera c'è tutta. Però, ma che caspita di cose fanno con Dreams, ragazzi? L'atmosfera c'è tutta. Con Dreams ci rendiamo conto di non valere un cazzo. Perché non sapremmo fare niente. No, vabbè, in realtà però se ci impegnassi. Se metti tanto impegno e tempo in questo gioco e hai delle idee. Ok, rifaccio. Con Dreams ci rendiamo conto di non avere un cazzo di tempo. È passato uno. Sì, l'ho visto. Non c'era bisogno di allarmarsi così. Passano tanti, voglio dire, durante la vita. Qualcosa In italiano, vedi? Ok, però work in progress, quindi in realtà lo dobbiamo leggere con l'accento inglese. Qualcosa blocca la porta, qua? No, qua no, qualcosa non blocca. Che succede? Però non puoi, non accade nulla. Non accade nulla. E quindi vediamo dietro qua. Scusa, fai come farebbe qualsiasi altro essere umano, andare per la strada che c'è davanti. Però guarda, vedi? Ah, effettivamente, invece sei molto brava, caspita. Ok, accendiamo la luce. Benissimo, questo è un... Vediamo che c'è. 27 settembre, mi ha visto, ho deciso di chiudermi dentro, ma comunque non mi sento al sicuro. Buon Dio, pieno di misericordia, salvami. Stai fresco. Oh vediamo. C'è del sangue. Un cassetto. Quindi probabilmente potrebbe essere una donna. La chiave. Chiave del capanno. Cosa, chiave del capanno? Spostiamo questa seggiola. Spostila. Ok. Ma che bello. Funziona tutto. Guardalo. Vediamo che vuole. Un impiccato, ma in realtà non c'è. Oh c'è mio Dio. Nell'ombra. È proprio fatto bene. Questo albero sembra più un ammasso di stronzi, no? Perché l'hai fatto? Eri un uomo pio. Qualcuno qualcosa. Ma pio 3D? Guarda, se tu vedi l'albero, in realtà sembra un cumulo di merda. Sì, è vero. Ah sì, perché voglio strammatizzare, ragazzi, l'atmosfera è abbastanza lugubre. Sì, infatti, allora il capanno sarà questo. Sì, sarà questo, ok. Usa la chiave del capanno. Entra nel capanno, assolutamente, vediamo. Oh mio Dio. Da che mondo è mondo, nei giochi horror si entra nei capanni. Aiuto, perché si sposta tutto? Quella è la fisica del gioco. Prendi la pala. Okay. E quindi devo scavare? Ma anche, no, sì, vediamo tutte le tombe. Per esempio, non hai visto quella tutta a destra? Chi lo sa?
Beh, hai visto qua il videogiocatore che c'è in me. Usata pala. Ok, l'hai usata veramente? Sì. La stai usando. È comunque fatta meglio di quella di Cosa? Meglio di quella di Kingdom Come Deliverance, eh? Cosa è successo? Vabbè, è successo qua. Perché ti allarmi per cose che sono normalissime? Ok. Dove sono finita? Nella tomba, nella cripta, oh mio Dio. Guarda che ho trovato qua. Oh, no, mi ha reso l'interno. Dai, è chiaro che ci sarà qualcosa qua dentro, vai. Hai attivato leva aperta. Ragazzi, hai fatto molto bene. Secondo me Dreams è perfetto per questo tipo di gioco. C'è una chiave. A sinistra prendiamola. Bravo, Raiden. Non la prende, la prende. Chiave di rame. Ragazzi, che figata clamorosa questo gioco. Grazie a Phil05 che ce l'ha segnalato. Ce l'ha segnalato, sì. Un altro bigliettino. Tra l'altro c'è proprio lore, insomma, da studiare sì, qui. Sì. Usata chiave di rame, benissimo. Ragazzi, hai fatto bene. Ragazzi, capolavoro, il gioco dell'anno. Fottutamente bravo quello che l'ha fatto. Si possono spostare gli oggetti. Sì, però secondo me per quel matto, per arrivare a quel matto. Hai ragione tu, Raiden. Esatto, vai. Quindi io per sbaglio ho preso proprio la... Sì, adesso, vedi, adesso... Ah, ok, ci vuole uno strumento specifico. Ragazzi, io starei tutto il giorno a giocare sì, a questo gioco. Sì, effettivamente sì, è fatto molto bene questo qui. Cioè, almeno questo incipit è veramente meraviglioso. Pollice in su di diritto. Assolutamente sì, veramente bellissimo. E per il gioco in multiplayer di questa settimana passiamo a Champions Club 1.02-beta. Esatto. Va bene. Da Gemma Games Studio. Presents. Dove lo studio? Studio a casa sua. Sì, studio a casa sua, anzi l'ha fatto nel bagno, va bene. Esatto. Champions Club, ok, press X. Local multiplayer. Sì. Ah, c'è pure il single player. Okay. Io sono... Aspetta, prima... Ah, io sono quello a destra, con i pantaloncini rossi. Allora, praticamente si deve andare col con X e con L1 ti pari. No, ma anche con tutti gli altri tasti. Con L1 ti pari. Anche con tutti gli altri tasti. E c'è la stamina, eh? Sì, però gli altri tasti, vedi, dai il pugno un po' più forte, un po' più piano. Oh, ragazzi, ma... Oh! Ha una sua tecnica sto gioco, eh? Non è male! Ragazzi, ha una sua tecnica! Anche perché giochi di pugilato, a parte l'ultimo Fight Night Round, non mi ricordo quale, non ne gioco da tanto. Oddio! Te l'ho dato bella questa sventola, eh? Siamo un po' blu, o no? Sì. Ragazzi, sto vincendo! Mitra sta in fatality! In arrivo! Poi ci ha messo le fatality pazzesche. Ho vinto! Addirittura, la fatality che scompare dalla faccia della terra. Signori, anche questo è molto bello, no? Bellissimo, dai, simpatico. Anche se quello della scherma mi piace. Quello della scherma finora forse è il migliore per quanto riguarda quelli che abbiamo giocato durante la registrazione. Però sì, ce ne sono tantissimi, solo che noi vogliamo scoprirli man mano con voi. Anche se, ragazzi, vi ricordo, consigliateceli anche qui sotto, non per forza. Magari avete sentito qualcuno parlare di un gioco in particolare su internet, su Facebook, eccetera. E ce li segnalate qui sotto, non per forza dovete avere Dreams, insomma. Però se avete Dreams potete segnalarceli direttamente a Raiden97. Grazie Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Con Mercoledì Dreams, ciao.